Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Scoppia la polemica sul televoto truccato per salvare Antonella Fiordelisi. Ora si temono provvedimenti dopo i controlli del GF. Cosa succede? La Vippona è una campionessa di scherma e di polemiche durante la sua avventura al Grande Fratello VIP. Antonella Fiordelisi è stata una protagonista assoluta fin dalle prime battute del reality. Ma qualcosa sta decisamente cambiando. Nelle ultime ore scoppia pure lo scandalo del televoto truccato. Non c'è pace per lei. I fan del reality di Canale 5 che lo hanno seguito fin dalle prime puntate si ricorderanno perfettamente che Antonella fu la prima e, quasi, l'unica concorrente a difendere Marco Bellavia. Attraverso questo suo lato del carattere forte e un po' aggressivo si era conquistata tutto il pubblico. Il suo percorso è andato avanti fino a pochi passi da Natale 2022 e Alfonso Signorini dovrà chiederle se accetterà o meno il prolungamento del reality. Per il momento il pubblico sostiene che non ci siano motivi per cui Antonella dovrebbe abbandonare il gioco. Peccato però che il suo gradimento sia colato a picco. Ora lo scandalo del televoto truccato influenza negativamente il suo futuro in casa. Scopriamo perché. Antonella Fiordelisi. Gradimento a picco e qualcuno compra i voti. Da pochissimi giorni la Fiordelisi ha fatto pace con Edoardo Donnamaria. Ma la situazione non è del tutto tranquilla. Dopo che la schermitrice è finita in nomination, ha trascorso le ore successive fino a questo momento, lamentandosi dei voti ricevuti e delle motivazioni raccontate in diretta. Così, ci sono stati grandi momenti di tensione e nuovi scontri nella casa tutti voluti dalla Fiordelisi, che voleva vederci chiaro e confortarsi con i diretti interessati. Il problema è che Edoardo si è dimostrato un po' stanco di questo atteggiamento della sua fidanzata. La coppia ha appena fatto pace e il Vippone sta cercando di mantenere il più possibile un po' di serenità. Antonella però non si ferma e per il momento è all'oscuro dello scandalo del televoto truccato che sta accadendo attorno a lei. Alcuni utenti sui social network hanno fatto scoppiare la bomba. Qualche sostenitore di Antonella avrebbe acquistato dei bot per procurarsi un numero maggiore di voti per salvarla al televoto. Si tratta però di una violazione del regolamento, che se venisse accertata e certificata potrebbe compromettere seriamente il televoto stesso. Lunedì 26 dicembre. Televoto a rischio annullamento. Non è la prima volta che assistiamo a scandali di questo genere. In alcuni casi i voti erano giunti in passato anche dall'estero, ma gli organi deputati a questi controlli se ne erano accorti e avevano annullato il televoto. Il gradimento di Antonella è sceso moltissimo negli ultimi due mesi. Perciò i sostenitori della Bibbona potrebbero aver pensato di darle un aiutino. Ora tutto dipende dall'entità di questo aiutino. Perché nel caso si trattasse di voti in massa effettuati da account fake, appena iscritti, o bot, lunedì 26 il televoto potrebbe rischiare di essere annullato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.